Stati Uniti giurano Joe Biden e la vice Kamala Harris. È il giorno della democrazia, dice il presidente. Aiutatemi a unire il paese. Donald Trump lascia la Casa Bianca insieme alla moglie Melania per la Florida e dice in qualche modo ritorneremo. Conta al Quirinale per riferire sulla situazione politica, vertice a Palazzo Chigi, il premier dopo il voto, rendere più solida la maggioranza. Zingaretti, ora dare identità politica, Movimento 5 Stelle, senza ostruzionismi il governo andrà più veloce. Renzi, Conte dimezzato, centrodestra, nuovo vertice, paese ostaggio di un esecutivo di minoranza, ci rivolgeremo al capo dello Stato. Covid, più di 13.000 nuovi casi, vaccini per i ritardi delle forniture di Pfizer, in campo avvocatura dello Stato. Musica e poesia nella cerimonia al Campidoglio, le voci di tre donne per il nuovo presidente, Lady Gaga, Jennifer Lopez e la poetessa Amanda Gorman. L'America riparte dalle radici multietniche. Buonasera, buonasera a tutti voi dalla TG1, l'America volta pagina. Con il giuramento di oggi a Washington comincia la presidenza del democratico Joe Biden. Un giorno storico che registra l'ascesa della prima vicepresidente donna.